Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Noi, ragazzi della scuola media, abbiamo preparato insieme ai nostri insegnanti alcuni brani musicali e poesie per riflettere sugli orrori della Shoah e delle foibe. Ci auguriamo che il vostro cuore, come ha scritto Papa Francesco in occasione del Giorno della Memoria, sentirà che dietro il suono della musica vive il suono silenzioso delle lacrime storiche, lacrime di quelle che lasciano traccia nell'anima e nel corpo dei popoli. La persecuzione degli ebrei era iniziata fin dai primi giorni successivi alla presa del potere da parte di Hitler nel 1933. Poi aveva subito un'accelerazione nel 1935 con le leggi di Norimberga. Agli ebrei era stato vietato di frequentare le scuole e erano stati privati tutti i diritti politici. Erano stati vietati i matrimoni tra ebrei e tedeschi. Prima ai medici, poi agli avvocati e ai docenti era stato vietato di esercitare la loro professione. In Italia Mussolini introdusse nel 1938 le leggi razziali contro la popolazione ebraica. Era necessario inculcare negli italiani la consapevolezza della propria superiorità razziale e a tal fine mise in atto la persecuzione contro gli ebrei, ritenuti una razza inferiore. Gli ebrei furono obbligati a cucire sui vestiti la stella di Davide gialla come segno di riconoscimento. Mio padre posò il pacchetto sul tavolo e noi tutti lo osservavamo incuriositi. Era legato con uno spago e mio padre si mise pazientemente a sciogliere il nodo. Poi con gesti misurati cominciò a scartarlo. Erano le stelle. Vedetevela voi come fare, disse mio padre. Basta che facciate in modo che siano all'altezza del petto a sinistra. Come lo sai? Domandò mia madre. C'era sul giornale. Gli rispose mio padre. Non l'hai letto, devono essere ben visibili le stelle. Io devo andare via, disse lei. Posso mettermi il cappotto così com'è? Per oggi sì, disse mio padre. Vuoi che te lo cucerino? Gli domandai. Sono molto brava. No, rispose Dave. Ancora per oggi voglio essere normale. Le leggi razziali sottopongono anche i bambini e i ragazzi nelle scuole alle dure esperienze della discriminazione. Il professore mi squadrò. Perché hai aperto bollare? Mi chiese. Perché ne hai zitta? Risposi, tremando per la rabbia e la tensione. Davvero? E che cosa ti ha detto? Si informò il professore con falsa gentilezza. Mi ha detto di tornare in Palestina. Ah, capisco. Commentò il professore con un sorriso. Ma non si tratta di un insulto, caro ragazzo. È un buon consiglio, un consiglio d'animo. E adesso sedete, tutti e due. E tu, Bollare, ricorda che devi essere paziente. Presto, tutti i nostri problemi saranno risolti. E adesso torniamo alla nostra lezione di storia. Non mancarono però la comprensione e soprattutto la solidarietà nei confronti degli ebrei da parte della gente comune e degli uomini e delle donne di chiesa. In casa del barbiere, al testaccio, Rosetta e la madre restarono un paio di giorni, mentre il padre e il nonno furono ospitati dal parroco della chiesa di Santa Maria Liberatrice. In seguito, Rosetta trovò rifugio nel convento delle Figlie della Carità, dove la superiora, Suor Margherita, già da tempo nascondeva altri ebrei ed è oggi ricordata nello Stato ebraico tra i giusti di Israele. Da tutta l'Europa occupata dai nazisti, gli ebrei venivano rastrellati e deportati nei campi di sterminio. Per la deportazione venivano usati i vagoni merci chiusi dall'esterno. Iniziava così il viaggio verso la morte. Il 2 agosto 1944 venimmo trasportati con un camion alla stazione di Verona. Qui fummo spinti brutalmente e caricati sotto un vagone bestiame, senza un criterio preciso, bambini, neonati, vecchi e invalidi. Gettati su quel carro e chiusi dall'esterno ermeticamente con del filo trombato.
Alcune fessure ci permettevano di vedere all'esterno altri sventurati provenienti da chissà dove. In meno di 10 minuti tutti noi uomini pallidi fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilirlo, né allora né dopo. La notte li inghiottì puramente e semplicemente. Oggi però sappiamo che quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare per il Reich. Scomparvero così, in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo un po' di tempo come una massa scura all'altra estremità della banchina, poi non vedemmo più nulla. Si scatena su di noi una rabbia mostruosa, ci strappano i vestiti di dosso, ci sfiggono, ci malmenano, si impadroniscono dei nostri indumenti e ne scuciano impazienti le fodere per vedere se abbiamo denaro o giornalino scusa. Non trovano nulla e sembrano dei cuscini. Ci spingono verso le stanze delle docce, acqua bollente cade sulla nostra pelle. Un altro spintone e ci troviamo in un'altra stanza dove ci radono i capelli. Fummo introdotti in un'altra stanza dove ci lasciarono soli. A terra scorgemmo mucchi di stracci. Erano gli indumenti che dovevamo indossare per entrare nel lager. Un lustro si aprì e ci trovammo all'aperto, davanti ai fili spinati, pilastri di pietra con dipinti un teschio e due ossa incrociate. Avvertivano di non avanzare verso i fili perché voleva dire rimanere fulminati. Molti invece si erano gettati sui fili per troncare con la rabbia morte. È un'esistenza insopportabile. Tu passerai per il camino. Questa è la tremenda minaccia che le avvolgeva nel lager e volgevano gli studi, alludendo all'uccisione per mezzo del gas e alla successiva cremazione. I sopravvissuti ai lager ci hanno lasciato scritti che solo una meditazione sulla malvagità rivalesca cui l'uomo può abbassarsi quando non è sostenuto dalla luce della ragione. C'è un paio di scarpette rosse numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora il marchio di fabbrica, Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla. E i bimbi li sfogliavano e li radevano, prima di spingerli nella camera a gas. C'è un paio di scarpette rosse, per la domenica, a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni e mezzo, chissà di che colore erano gli occhi, usciati nei fogli, ma il suo pianto lo possiamo. Si sa come piangono i bambini, anche i suoi pedini, li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Anche i pedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i pedini dei bambini morti non consumano le suole. È una lode alla vita, un invito a non sprecare questo dono meraviglioso. Spesso ci perdiamo in cose inutili e non diamo il giusto valore alla vita, rischiando di non capirne più il vero senso. La vita è bellezza. Ammirala. La vita è un'opportunità. Coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fagli una realtà. La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere. Compilo. La vita è un gioco. Giocalo. La vita è preziosa. Abbine cura. La vita è una ricchezza. Conservala. La vita è amore. Donala. La vita è un mistero. Scoprilo. La vita è promessa. Adempila. La vita è tristezza. Superala. La vita è un inno. Cantalo. La vita è una lotta. Accettala. La vita è un'avventura. Rischiala. La vita è felicità. Meritala. La vita è la vita. Difendila. Thank you.
posso ricordare ogni cosa. Devo essere rimasto privo di conoscenza per la maggior parte del tempo. Ricordo soltanto il grandioso momento quando tutti cominciarono a cantare, come se si fossero messi d'accordo. L'antica preghiera che essi avevano trascurato per tanti anni, il credo dimenticato. Ma non so dire come riuscì a vivere nel sottosuolo, nelle fogne di Varsavia, per un così lungo tempo. Il giorno comincia come al solito, sveglia quando era ancora buio. Venite fuori! Sia che dormiste o che le preoccupazioni vi tenessero svegli tutta la notte, eravate stati separati dai vostri bambini, da vostra moglie, dai vostri genitori. Non si sapeva che cos'era accaduto loro. Come si poteva dormire? Di nuovo le trombe. Venite fuori, il sergente sarà furioso. Vennero alcuni, molto lenti, i vecchi, gli ammalati, alcuni con agilità ansiosa. Temono il sergente. Si affrettano quanto più possibile, invano, molto, troppo rumore, molta, troppa agitazione, e non svelte abbastanza. Il sergente urla. Attenzione, attenti, ci decidiamo? Devo ritardare io con il calcio del fucile, e va bene, se è proprio questo che volete. Il sergente e i suoi aiutanti colpivano tutti, giovani e vecchi, remissivi e agitati, colpevoli e innocenti. Era doloroso sentirli gemere e lamentarsi. Sentivo tutto, sebbene fossi stato colpito molto forte. Così forte che non potevo evitare di cadere. Eravamo tutti stesi per terra. Chi non poteva reggersi in piedi era allora colpito sulla testa. Devo essere rimasto privo di conoscenza. Quando ripresi i sensi, la prima cosa che udì fu un soldato che diceva: sono tutti morti. Al che il sergente ordinò di sbarazzarsi di noi. Io giacevo da una parte, mezzo svenuto. Era diventato tutto tranquillo, paura e dolore. Fu allora che udì il sergente che gridava: contateli! Cominciarono lentamente e in modo irregolare. 1, 2, 3, 4. Attenzione! Il sergente urlò di nuovo: più svegli! Cominciate di nuovo da capo. Fra un minuto voglio sapere quanti devo mandare dalla camera a casa. Contateli! Ricominciarono prima lentamente, 1, 2, 3, 4, poi sempre più presto, tanto che alla fine risuonò come una fuga precipitosa di cavalli selvaggi, e tutto ad un tratto, nel mezzo del tumulto, essi cominciarono a cantare. Oh,
come descritto, non sono forme da accuse colpevoli, ma come testimonianza di un avvenimento storico e tragico. Lo stesso Levi diceva quando stranamente che il libro era nato fin dai giorni dell'Ate, e il bisogno rinunciato di raccontare agli altri, di fare agli altri partecipi, ed è scritto proprio per soddisfare questo bisogno. Voi che vivete sicuri nelle vostre decine case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e gli amici, considerate se questo uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo quarto, che muore per un cibo per un no, considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, con gli occhi a freddo e grandi, come una rana di mare. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa tanto mia, ogni tanto mi accanto, mentre ce ne hai rossi figli.